I titoli del nostro notiziario, il dischetti bianchi spiaggiati, la capitaneria di Porto ha sequestrato un depuratore a Pestum. Ancora Ischia, verso una risoluzione la vertenza del centro per l'impiego andrà al polifunzionale di Via Morgioni. E ancora la visita del cardinale Sepe a Procida, all'istituto Caracciolo da Procida e a Forio, un'intervista di Nicola Nicolella che dice: l'avevo detto io che il provvedimento, la transazione con la Torre Saracena era illegittima. Di questo e di altro ancora nel nostro notiziario. A tra poco. La Pasqua Procida è nel segno della tradizione, con i suoi colori, i suoi sapori, i suoi riti religiosi. Una tradizione che affonda le radici nella notte dei tempi. Una storia che si ripete, con il corteo degli apostoli, del giovedì santo, con la processione del venerdì santo, con i suoi misteri, e la statua lignea del Cristo morto. La Pasqua religiosa, che coinvolge l'intera comunità e ogni anno richiama a sé un numero sempre maggiore di fedeli e turisti, italiani e stranieri. Un turismo che scopre l'isola di Graziella e le sue bellezze. Nascoste tra le caratteristiche viuzze del centro storico e i panorami mozzafiato. Con la Pasqua scopri la Procida religiosa, ma scopri anche tanto altro ancora. Un'isola che ti affascina con la sua bellezza, dei suoi colori e della sua storia. Il metano è sbarcato a Procida. Fallo entrare in casa tua. Non aspettare. Abbatti subito i tuoi costi con risparmi davvero impensabili. La ditta Ambrosino, di origine procidana, è azienda leader nel settore sull'isola d'Ischia. Scegli il nostro marchio Amico Metano e avrai un impianto chiave in mano tutto compreso. Ti garantiamo una progettazione seria e gratuita. Ti offriamo un'assistenza diretta. Potrai rateizzare i costi dell'impianto ed avere una detrazione fiscale fino al 65%. Telefona al numero verde 800 98 42 26. Il metano è sbarcato a Procida. Scegli un amico per portarlo a casa tua. Scegli Amico Metano del gruppo Ambrosino. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore: Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, denta scan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Scopri l'isola più bella d'Europa. Ischia, il mare, le terme, la natura. Lasciati avvolgere dal caloroso abbraccio dell'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'ex hotel Jolly ti accoglie con un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, terme, sauna, bagno turco, palestra e tanto altro ancora. Vivi la bellezza nel comfort come hai potuto solo immaginarla. E per te, tante offerte speciali da cogliere al volo. Scoprile sul nostro
sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefonando al numero 081 507 0111. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, ad un prezzo davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Le Terme di Ischia, il benessere globale, in una struttura completamente rinnovata. Acque termali, terapie innovative, strutture all'avanguardia ti aspettano per restituire energia e benessere al tuo corpo. Reparto fango e balneterapia, zona benessere con sauna, bagno turco e le stanze del sale. Reparto beauty, reparto di fisioterapia. Le Terme di Ischia sono aperte tutti i giorni, dalle 7 alle 22, cure termali convenzionate. Per il corpo, per il benessere globale, Le Terme di Ischia, per vivere meglio. Dischetti bianchi spiaggiati, sequestrato depuratore a Pestum, il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica, il sequestro della Guardia Costiera, Lega Ambiente, Clean Sea Life e Mare Vivo lanciano l'operazione di pulizia delle spiagge. Ad Ischia si inizia da Sant'Angelo. Ischia, il centro per l'impiego al polifunzionale di via Morgioni, pronto il contratto di comodato d'uso gratuito tra la città metropolitana di Napoli ed il comune di Ischia. Procida, il cardinale Sepe incontra gli studenti, l'arcivescovo di Napoli ha risposto alle domande degli studenti dell'istituto Caracciolo da Procida. Forio, illegittima la transazione con la Torre Saracena, sulla vicenda interviene il consigliere Nicola Nicolella, l'avevo fatto presente a tutti che il pagamento non poteva essere dilazionato in 5 anni. Dopo questo notiziario lo speciale TG sulla visita del cardinale Sepe a Procida e subito dopo a bordo campo l'anteprima. L'impianto di depurazione di Capaccio Pestum in provincia di Salerno è stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto di Salerno su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Da quell'impianto sono fuoriusciti dischetti di plastica bianchi poi trovati su gran parte delle coste tirreniche. La prima segnalazione era partita proprio da Ischia. Le indagini al momento sono finalizzate ad accertare quali siano state le cause della fuoriuscita dei dischetti e quale sia il livello inquinante del fenomeno. Da qui il sequestro dell'impianto che blocca il pericolo di ulteriori fuoriuscite. Intanto nel fine settimana partirà un'operazione di pulizia delle spiagge a cura di Lega Ambiente e Clean Sea Life che si chiama Caccia al Dischetto. Anche Mare Vivo organizza una pulizia della spiaggia dei dischetti di plastica che hanno invaso le coste tirreniche. Domani verranno pulite la spiaggia di Sant'Angelo a Serrara Fontana e della Chiaia a Forio. E spostiamoci a Procida, l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Sepe, questa mattina ha incontrato gli studenti dell'istituto Caracciolo da Procida, ad accoglierlo tra gli altri il sindaco Dino Ambrosino. Questa sera, subito dopo il nostro telegiornale, trasmetteremo un ampio speciale sull'evento. Intanto ascoltiamo le dichiarazioni del cardinale Sepe e del sindaco Ambrosino. Allora Eminenza, questo ritorno a Procida, che suggestioni le offre quest'isola che fa parte? È la prima volta che vengo a Procida e vedo una scuola, cioè vedo una comunità viva, le altre volte un po' nelle parrocchie, per le tante occasioni, anniversari eccetera, ma aver potuto vivere alcune ore con loro e veramente mi ha riempito il cuore, cioè ho visto come si riesce a dare sfogo a queste capacità che hanno i nostri giovani. Basta che vengano stimolati, che vengano aiutati e ti danno il meglio di sé. E allora anche sapere che in un'isola come Procida esiste un mondo giovanile così impegnato, così bello, beh, anche per un sacerdote, per un vescovo, riempie il cuore, per cui ho imparato tanto. Una domanda leggera, sappiamo che lei ha, diciamo usando un eufemismo, una leggera simpatia per una squadra di calcio. No, non leggera, tanta simpatia, totale simpatia per il Napoli, figuriamoci. Mo ho invitato
De Laurentiis e Sarri a venire da me perché li voglio battezzare e cresimare, perché quest'ultimo periodo ce la devono mettere tutti, perché se non vincono lo scudetto io li scomunico. Una buona parola per gli juventini che ci sono. No, niente. Con il sindaco Dino Ambrosino in alta uniforme, con la fascia, mai intervistato fino adesso in alta uniforme, un'occasione speciale, Dino. Sì, un'occasione speciale per accogliere il Cardinale Sebe. Con questi ragazzi ci siamo veramente anche divertiti, perché i ragazzi poi si sono cimentati in tutte le arti, nella musica, nella danza, nella pittura, e hanno dato rappresentazione di quanto è dinamica questa nostra comunità, con la scuola al centro, quindi con i percorsi formativi che loro fanno sia la scuola media sia la scuola superiore, e con le loro competenze che sono capaci di sviluppare. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi e della comunità in generale, perché facciamo sempre bella figura. Il centro per l'impiego sarà allocato al polifunzionale di Via Morgioni ad Ischia. La giunta comunale ha approvato lo schema di contratto di comodato gratuito tra la città metropolitana di Napoli ed il comune di Ischia. Per i dettagli seguiamoci il servizio. A 7 mesi dal sisma probabilmente il centro per l'impiego sarà nuovamente trasferito ad Ischia dopo lo spostamento a Pozzuoli. La giunta del comune di Ischia, con una delibera emanata il 2 marzo scorso, rende nota la disponibilità dell'ente a concedere in comodato d'uso alla città metropolitana di Napoli alcuni locali del polifunzionale per ospitare proprio gli uffici del collocamento, come già fu annunciato dal sindaco Enzo Ferrandino in una nota inviata al sindaco Luigi Di Magistris. Com'è tristemente noto, il terremoto del 21 agosto scorso causò danni strutturali all'immobile di via Principessa Margherita a Casamicciola, dove erano situati gli uffici del centro per l'impiego, rendendolo inagibile. Subito nacque la polemica di dove ospitare il collocamento, e sulla questione sono intervenuti sia la città metropolitana di Napoli, competente per il centro dell'impiego, sia il comune di Ischia, impegnato a garantire il servizio sull'isola. Fin dall'inizio furono scelti come nuova sede degli uffici del centro per l'impiego alcuni locali del polifunzionale in via Morgioni. Tuttavia, a seguito dei sopralluoghi dei tecnici, furono riscontrate delle criticità che il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, definì superabili con interventi di adeguamento di lieve importo ed entità. Oggi, con la delibera numero 19 del 2 marzo 2018, arriva la notizia della conclusione dei lavori di adeguamento dei locali e la disponibilità effettiva del comune di Ischia a stipulare con la città metropolitana di Napoli un contratto di comodato d'uso per il trasferimento del centro per l'impiego ad Ischia. Il disagio vissuto dagli isolani, costretti negli ultimi mesi a spostarsi a Monteruscello, a Pozzuoli, per usufruire del servizio di collocamento, sembra trovare una soluzione, ma si attende ancora la stipulazione del contratto. E anche oggi sono proseguiti al rilento le operazioni di sversamento dei rifiuti presso l'impianto STIR di Giugliano, dove conferiscono i camion delle aziende della Nettezza Urbana delle isole. I problemi restano e la fila di automezzi è sempre lunga. Ieri notte gli autocompattatori dei comuni ischitani sono riusciti a scaricare i rifiuti, mentre i camion dell'isola di Procida sono rimasti ancora in coda all'esterno della struttura. E il comune di Forio sembra muovere i primi passi per la bonifica della discarica di Punta Caruso. Con una determina del responsabile del settore urbanistica viene affidato all'ingegner Raffaele Cesaro di Sant'Antimo l'incarico di redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale in località Punta Caruso per un importo di 7.000 euro oltre IVA ed oneri previdenziali. La spesa complessiva che sosterrà il comune per pagare il professionista è di circa 9.000 euro. Il progetto rientra nell'ambito del piano regionale di bonifica della regione Campania, che ha individuato una serie di interventi sul territorio a cui assegnare le risorse stanziate. Tra questi c'è anche la discarica di Punta Caruso. Il 24 febbraio scorso, con un decreto dirigenziale, la regione Campania ha individuato il comune di Forio quale soggetto attuatore del piano di caratterizzazione discarica comunale località Punta Caruso. Ma in cosa consiste il piano di caratterizzazione?
caratterizzazione. Si tratta dell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e bonifica del sito. La sanità a Procida, l'ASL deve ripristinare il pronto soccorso H24 nel presidio ospedaliero dell'isola e quanto emerge dall'ultima udienza del TAR. Al TAR, i giudici del Tribunale Amministrativo hanno concesso all'azienda 2 mesi di tempo per le controdeduzioni. Soddisfatti i cittadini e l'amministrazione comunale. Sentiamo. Segnato un altro punto a favore della tutela del diritto alla salute dei cittadini di Procida. Il TAR Campania ieri ha sciolto la riserva e ha dato un ulteriore termine all'ASL Napoli 2 Nord e al commissario per la sanità per ottemperare alla sentenza del novembre 2016 con la quale i giudici del Tribunale Amministrativo avevano accolto il ricorso del Comune e del Comitato di Cittadini di Procida ed avevano stabilito il ripristino del pronto soccorso H24 nel presidio ospedaliero dell'isola. Il TAR, accogliendo le nostre richieste, ha bacchettato l'ASL invitandola a proporre documentati chiarimenti in ordine ai nostri rilievi, ha commentato l'avvocato Luigi Muro del Comitato di Cittadini. Stiamo stringendo l'ASL nell'angolo, ha proseguito Muro, fiducioso nell'ottenimento di un risultato positivo. Con provvedimento numero 9 dell'8 gennaio, l'ASL aveva previsto una guardia attiva a Procida su 24 ore per medicina, chirurgia, anestesia e ginecologia, invece di un pronto soccorso come invece riconosciuto dal giudice. Il 7 marzo si è tenuta l'udienza al TAR Campania di Napoli per verificare se quest'ultima delibera dell'ASL ha correttamente eseguito la sentenza dello stesso TAR del novembre 2016. Vi è un fatto certo, la decisione definitiva del TAR Campania che ha dichiarato illegittimo il piano ospedaliero nella parte in cui eliminava il nostro pronto soccorso H24, ha commentato l'assessore Antonio Carannante. Tuttavia, nonostante questa sentenza, l'ASL ha emesso atti incuranti di quanto deciso dai giudici. Si tratta di atti nulli, ma che abbiamo impugnato a massima tutela della comunità procidana, ha aggiunto l'assessore. E così ieri il TAR, viste le contestazioni all'ultimo atto dell'ASL, ha chiesto chiarimenti all'azienda sanitaria in riferimento al numero di posti letto e al pronto soccorso H24 riconosciuto a Procida. Per questo motivo la causa è stata rinviata al 23 maggio per il deposito della documentazione, all'esito della quale il TAR deciderà se la sentenza è stata rispettata dall'ASL oppure no. Proseguiamo a tutela del diritto alla salute dei procidani e loro ospiti, forti di una sentenza definitiva e dell'avvenuto riconoscimento del pronto soccorso H24 a Procida anche da parte della Regione, ha aggiunto Carannante. E nella giornata di ieri è stato impiantato per la prima volta sull'isola di Ischia il primo defibrillatore wireless dall'equipe dell'ospedale Rizzoli, composta dai cardiologi dottor Mattia Liccardo e Giovanni Pilato, l'anestesista dottor Giovanni Del Franco, gli infermieri professionali di sala operatoria Adolfo Albano e Carla Mennella. Questo nuovo tipo di defibrillatore non ha bisogno di collegamenti tramite elettrodi inseriti nel ventricolo, entra in funzione nel momento in cui vengono registrate aritmie maligne quali tachicardia e fibrillazione ventricolare associate a morte cardiaca improvvisa. I rischi di infezione e lesione sono minimi o quasi assenti. La scelta è stata motivata dalla giovane età del paziente e dal fatto che i dispositivi tradizionali con il tempo possono portare complicanze. Nel campo della cardiologia all'ospedale Rizzoli si tratta di un importante passo avanti, considerando che tali interventi complessi e di alta specialità vengono effettuati presso poche strutture cardiologiche presenti in Italia e in Campania. Nel reparto UTIC cardiologia dell'ospedale Rizzoli, diretto dal dottor Aniello Sansone, il servizio di aritmologia ed elettrostimolazione coordinato dal dottor Mattia Liccardo ha garantito in meno di un anno dall'inizio di attività un numero considerevole di impianti DPM e defibrillatori in pazienti affetti da cardiopatia severa, nonché il controllo degli stessi come servizio ambulatoriale. Questo dimostra quanto sull'isola di Ischia sia importante e fondamentale un reparto di cardiologia che possa garantire, oltre che le urgenze ed emergenze, anche interventi e trattamenti di alta specialità. Spostiamoci a Forio, la situazione della società
Torre Saracena ancora oggetto di discussione e di attenzione politica. A fronte di un contenzioso tra il Comune e la società, quantificato in circa 850.000 euro, il Consiglio Comunale di Forio, nella seduta del 23 gennaio, ha stabilito la rateizzazione del pagamento della somma in favore dell'azienda. Ma la proposta transattiva non è stata approvata dal liquidatore della Torre Saracena. Per questo motivo il Consiglio Comunale, convocato per lunedì prossimo alle ore 17, dovrà procedere alla revoca della delibera consiliare del 23 gennaio scorso, annullando di fatto l'ipotesi di rateizzazione del debito. Sulla illegittimità del provvedimento di rateizzazione si era subito espresso in Consiglio Comunale il consigliere Nicola Nicolella. L'avevo fatto presente a tutti, dice Nicolella, che non poteva essere dilazionato il pagamento in 5 anni. Ora devono reperire le risorse per eliminare il contenzioso secondo quello che prevede la legge. Sentiamo. Nel prossimo Consiglio Comunale di Forio si torna a parlare di Torre Saracena. Nicola Nicolella, che cosa succede? No, vabbè, due cose importanti. Prima di tutto la revoca di una delibera che era stata già approvata nell'ultimo Consiglio Comunale, che a mio parere era illegittima. Ho anche spiegato a tutti i consiglieri, anche quelli di maggioranza, che poi materialmente l'hanno votata, in quanto non poteva essere dilazionato il pagamento nell'arco di 5 anni. E poi c'è un altro aspetto che credo che sia anche importante. So che è stata rigettata la richiesta presentata nel 2014 di concordato, in quanto non c'è stato alcun tipo di piano che potesse essere degno di essere approvato ai fini di ripianamento della massa debitoria. Questo che cosa significa? Cosa comporterà in concreto? Questo comporterà due rischi. Prima di tutto devono accelerare e quindi comporterà il rinvenimento di altre risorse economiche, probabilmente l'avranno anche rinvenute, non so da quali bilancio, da quali capitoli di bilancio, di altre risorse al fine di pagare quello che hanno concordato per eliminare il contenzioso nell'arco del termine stabilito anche dalla legge. E dall'altro lato, purtroppo, un mancato rilancio, a mio modo di vedere, di quella che è l'economia proprio del paese, l'impulso, la ripresa dell'economia. E lunedì prossimo il Consiglio Comunale di Forio sarà chiamato ad approvare anche il bilancio di previsione. Su questo punto il consigliere del Partito Comunista Italiano marxista-leninista Domenico Savio presenterà un emendamento con il quale propone di destinare oltre 4.700.000 euro al miglioramento della vita sociale del Paese. Il servizio è di Gennaro Sarri. Negli ultimi 5 anni Forio è socialmente morta è perché l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Del Deo non ha avvertito la sensibilità politica di destinare i fondi necessari al miglioramento della vita sociale del Paese e dei foriani. E ogni qualvolta il consigliere comunale del PCML Domenico Savio ha chiesto che si stanziassero maggiori fondi per la messa in sicurezza delle strade, delle scuole, degli impianti sportivi, del mercato comunale, per pulire ed attrezzare le spiagge libere, per garantire il servizio di scuola bus agli alunni delle scuole elementari e medie, per la manutenzione del verde pubblico, per il miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione e tanto altro ancora. I consiglieri di maggioranza hanno sempre bocciato le sagge proposte di Savio. Ed ecco perché a pochi mesi dalle elezioni ci troviamo con le strade paurosamente e pericolosamente dissestate, con l'acqua piovana che penetra negli edifici scolastici, con le strutture sportive fatiscenti e vergognosamente abbandonate, con le spiagge libere, sporche e prive di servizi, senza scuola bus, i rioni baraccati degradati, eccetera. Lunedì prossimo, 26 marzo 2018, alle ore 17, ci sarà un'importante seduta del Consiglio Comunale, in cui, tra l'altro, si dovrà approvare il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020. E sarà questa l'occasione propizia per destinare, almeno in questa occasione si spera, maggiori soldi per migliorare la vita sociale del popolo di Forio. Per farlo, però, la maggioranza dovrà approvare la proposta di emendamento che avanzerà Domenico Savio e che prevede una destinazione di spesa di circa 5 milioni di euro in più.
Ecco qualche esempio delle somme da stanziare proposte da Savio: incremento di 200.000 euro per la messa in sicurezza di strade e marciapiedi, incremento di 100.000 euro per fornitura libri e materiale didattico alle scuole, 100.000 euro per lo scuolabus, 100.000 euro per garantire la mensa scolastica gratuita, incremento di spesa di 100.000 euro per il finanziamento delle bande musicali di Forio Centro e Panza, incremento di 10.000 euro per la gestione del verde pubblico, incremento di 100.000 euro per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, 300.000 euro per la costruzione di nuovi loculi al cimitero, incremento di 150.000 euro per il completamento di lavori e manutenzione presso il cimitero di Forio Centro, 200.000 euro per la pulizia delle spiagge, 100.000 euro in più per la manutenzione degli immobili comunali compreso scuole e strutture sportive, 200.000 euro per la pulizia delle spiagge, 69.000 euro per collocare sulle spiagge pubbliche bagni chimici destinati all'uso di normodotati e diversamente abili, 100.000 euro per la realizzazione delle pensiline sulle fermate degli autobus, 180.000 euro per lavori urgenti al mercato comunale e messa a norma dei bagni, 1.103.000 euro per il recupero ambientale e sicurezza igienico-sanitario di tutti i rioni baraccati di Forio e Panza, 50.000 euro per la messa in sicurezza di via Santa Maria al Monte e altre centinaia di migliaia di euro per la realizzazione di marciapiedi, per la riapertura della biblioteca comunale, per il miglioramento della pulizia del paese, per realizzare una sala polifunzionale a Monterone e per la creazione di nuove opportunità di lavoro. E apriamo la pagina sportiva, ci occupiamo di calcio. Il Real Forio si prepara ad affrontare le ultime partite di campionato ed eventuali play-out. Lavoreremo negli allenamenti per arrivare in forma ai prossimi allenamenti, assicura il preparatore atletico Michelangelo Di Maio. Proporremo un lavoro più stimolante e più intenso. Sentiamo. Michelangelo Di Maio, dopo la vittoria col Piemonte c'è la sosta. La squadra come affronterà questi quasi 20 giorni prima del campionato? Diciamo che la situazione è un po' diversa da quello che mi aspettavo, perché quando ti trovi in una situazione migliore, con un morale più positivo, si riesce a lavorare con più facilità. Quindi dovrò cercare di trovare comunque qualcosa di stimolante, perché i ragazzi stanno sotto pressione da tanto tempo, però non posso fare a meno di fare un minimo di lavoro un po' più intenso per essere pronti per i play-out, che a questo punto sono indispensabili. Com'è la situazione fisica e degli infortunati della tua squadra? Ora di infortunati non ce ne sono più, perché si è aggregato nel gruppo, anche se con lavoro differenziato di dato, e quindi sono tutti arruolati. Il problema principale è stato il doppio impegno tra Coppa Italia e campionato, arrivare in semifinale di Coppa Italia con una rosa comunque ristretta ha compromesso le energie nervose e fisiche di qualche calciatore, quindi era inevitabile che qualcuno cedesse. Però per fortuna abbiamo recuperato e quindi dovremo fare le ultime tre partite e l'eventuale, a questo punto inevitabile, play-out nelle migliori condizioni. In effetti si giocano i play-out e bisogna arrivare in forma in quel momento. È facile o è difficile, visto che poi tra poco aprono gli alberghi, si inizia a lavorare, le scuole sono nella parte conclusiva della stagione, quindi diciamo la testa non è del tutto attenta allo sport? Per questo bisogna fare lavori stimolanti, in modo che i ragazzi con piacere svolgano il loro impegno. Diciamo che un po' le temperature ci potrebbero aiutare, perché finché le temperature sono fresche si può lavorare meglio e quindi poter fare dei lavori che probabilmente con temperature che sfiorano i 20 gradi non si potrebbero fare. Con questi 9-12 gradi sicuramente si può lavorare un po' di più. Battuta tecnica, l'organico del Furio certamente non è inferiore a nessuno. Assolutamente no, la condizione psicologica ha compromesso questo campionato, che poteva tranquillamente essere già concluso a questo punto.
Nel weekend torna il campionato di prima categoria. Il Camino giocherà domani al Patalano alle ore 15 contro l'ultima in classifica, lo Sporting Campania. La Rinascita Ischia invece giocherà domenica alle ore 16 sul campo del Virtual Social Quarto. Partite fondamentali per le due isolane che non possono più permettersi passi falsi. Gli appuntamenti domani 24 marzo alle ore 10.30 presso l'hotel Terme Manzi a Piazza Bagni a Casamicciola Terme si terrà Voci per Casamicciola, incontri per rinsaldare le radici con il futuro, un'iniziativa promossa dall'associazione Pro Casamicciola Terme. Nell'ambito dell'evento sarà presentata la mostra fotografica Grembo a cura di Elena Iacono, studentessa dell'Accademia di Belle Arti. E sempre domani alle 17.30 alla Biblioteca Comunale Antoniana ci sarà l'appuntamento della FIDAPA, sezione di Ischia, Donne e Motori, Gioie e Dolori, come e perché prendersi cura del proprio corpo e della propria salute con le medicine naturali, a cura della dottoressa Manuela Langella. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per mare. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Con questo è proprio tutto, vi lascio allo speciale TG sulla visita del Cardinale Sepe a Procida e subito dopo la trasmissione sportiva a bordo campo, l'anteprima. Arrivederci.